spatola. Madre mia. E allora, figlia mia, tu capisci con dottore Schietto, ricco io, te hai stregato, te hai cognato, ti dica un'occasione del genere, non ti capita più una vita. Papà, è troppo educato, troppo serio. Educato, serio, ma che stai dicendo, vieni qua, tu spiego io che tu da fare. Ma che può fare, mamma? Mettere te sentate qua, sì, e fai finta che sei un dottore e io sono ella, la segretaria. Mamma, che? Che è così cammino? Magari più camminasse così. A quest'ora, un dottore l'avesse malaitare. State zitta e non mi interrompere più. Oh, signore, questa picciotta non sa fare niente. Pronta, sì. Pronta. Buonasera, signor dottore. Le ho portato la lista dei pazienti di oggi. Come sempre, il primo non è. Ma com'è possibile? Tutte queste persone malate. Che ne pensa? Casi forte! Se pensi che era fatto sicuro. Forti! Forti eri quando parliamo con lo sforcadazzo in un paese! Che ci faceste tanto infuocare la testa! Che ti caricò forziva! Non ne posso più di questa storia! Un nipozzo più! E voi, se volete sapere tutta la vita bene a Palazzo Butera, giorno 6 giugno alle ore 21, e ancora al Super Cinema il 10 e l'11 giugno, sempre alle ore 21, a soli 6 euro. Peristam, santa unzione, et sua pissia misericordia, audio et te, Dominus Spiritus Sancti. Amen. Ut peccatis liberatum, te salvet atque, propitius alvet. Amen. Fatevi forza, don Domè, e soprattutto datevi pace, perché la signora se ne va con tutti i sacramenti. Pace e bene. L'ora è vicino, don Domenico. Mi dispiace.
Date forza. Grazie, grazie. Tanti auguri, Don Domenico. Siamo marito e moglie. No. No. Sì? No. Pazzo. Ma che facite? Non una, ma 100 volte. 1000 volte pazzo. Ma io sono un pazzo. Io mi dovrei mettere davanti a uno specchio e sputarmi in faccia. Vicino a te ho sprecato la mia vita. 25 anni di salute, di forza, di gioventù. Che altro ti deve dare Domenico Soriano? Pure questa pelle che ne avete fatto di giocato voluto tutti, tu, il mondo, la città, il quartiere, tutti. Tutti mi avete pigliato per fissa sempre. Non ci posso pensare. Me lo dovevo immaginare. Solo una firma e una copertina può arrivare dove sei arrivata tu. Non ti potevi smentire, 25 anni non ti potevano cambiare. Non ti credere che amicisti non hai vinto, no? Perché io ti ammazzo, lo metti, ti pago 3 soldi. Una fibra come tia tanto si paga, 3 soldi. E tutti quelli che erano d'accordo con tia, un dottore, un parrino, sto rufutoso qua che vivono stipendiati con i soldi miei, Albert, pigliami la rivoltella che vi ammazzo a tutti. L'ho portata dall'armiere per farla pulire, come avete detto voi. Quante cose ti ho detto io e quante me le avete fatte dire per forza, ma ora è finita però. Finalmente ho capito. Ora tu te ne vai, se non te ne vai con i piedi tuoi, morta uscirai da questa casa. Non c'è legge, non c'è forza umana che piega Domenico Soriano. Se ti denuncio, ti faccio in galera. Il denaro c'è, secondo me, ti faccio ballare. Ti faccio ballare come dico io. Perché quando hai fatto sapere a tutti chi sei e da quale casa devi picchiare, ma figurati, non mi devono dare per forza ragione e ti distruggo, ricordalo Filomena, ti distruggo! Hai finito? Hai altro da dire? State zitta, odio la tua voce. Io quando ti hai detto tutto quello che c'hai qua, non ti dai più una faccia. Alla fine è stato, e tale sei rimasta! E non c'è bisogno che lo dici così, come lo dici tu. Lo sanno tutti chi sono stata e dove stavo. Però, dove ero io, ci venivi pure tu assieme agli altri. E come gli altri ti ho trattato. Ti piace trattare diversamente. Non sono tutti uguali gli uomini. Quello che ho fatto me lo piango io e la mia coscienza. Ora sono tua moglie. E di qua non mi smuovono neanche i carabinieri. Moglie, ma chi ti sei sposata? A tia. Tu sei pazza. L'inganno è palese. Ci sono pure i testimoni. Ah, io non so niente. Saccio solo che la donna Filomena si sentì male, si aggravò e si mise in agonia. E tu? Non sapevi che era una finzione, non lo sapevi. Non do me, voi lo sapete, donna Filomena mi odia, di sicuro non mi dava questa confidenza. E il prete? Come dicessimo voi di la chiamare? Il prete, beh sì, perché lei lo voleva e io per farla contenta... Perché non vedevi l'ora che me ne andavo all'altro mondo e mi levavo di davanti agli occhi tuoi. E il prete, dopo aver parlato con te, disse: sposatelo in estremis, povera donna, è l'unico suo desiderio. Perfezionate questo vincolo con la benedizione del Signore. E io dissi: tanto che ci perdo, quella sta morendo, è questione di poche ore, e me la levo di davanti. Bravo. Ci ha risto male Don Domenico quando mi sono alzata e gli ho detto: tanti auguri Don Domenico, siamo marito e moglie. Gesù, Gesù, come l'ha fatta naturale la malattia. E anche l'agonia. State zitti perché sennò vi mette in agonia tutto lui. Beh, e il dottore? Ma dico, il dottore? Tu sei il dottore e non capisci che quella ti sta facendo scemo. Ma dove andò a finire la scienza? Secondo me si sbagliò pure io. Come si sbagliò? Evviva, eccola là, guarda. E il dottore paga, per quanto è bene Dio il dottore paga, perché sono sicuro che vi siete messi d'accordo, Filomena. Che fece il dottore? L'hai fatto mangiare bene, la busta. E chi sto capisci tu? Eh? Il denaro. E con il denaro ti sei comprato tutto chi tu che ha voluto. Una mia ti accattaste. Perché tu eri Domenico Soriano, i migliori sarti, le camicie più belle, i cavalli più veloci.
Ti facevi correre i tuoi cavalli, ma Filumena Marturana ha fatto pure la tia. E correvi senza catenare un'ave. E ancora devi correre per capire come ci si comporta da galantuomini. Il dottore non sapeva niente. Ci ha creduto pure lui. E ci doveva credere. Qualunque donna, dopo che ha passato 25 anni vicino a tia, si mette in agonia. T'hai fatta serva. A serva ci hai fatto per 25 anni e voi lo sapete. Quando lui partiva, mi chiedisilla a spassare Londra, Parigi per le corse. Io facevo la carabiniera dentro la fabbrica, nei magazzini. Ma se noi dipendenti se l'avessero sprigato vivo. Se tu ci fossi tu, Filomè, fino alla fine dei primborghi. T'hai portata a casa avanti meglio di Ranocchieri. E mai apprezzata, riconosciuta, mai. Sempre come una cameriera che da un momento all'altro si può mettere alla porta. E mai t'hai visto sottomessa? Comprensiva della situazione reale che esisteva fra me e te, sempre con la faccia storta, strapotente. Non ho mai visto mai una lacrima in quegli occhi, per me. Tanti anni che siamo insieme mai t'ho visto piangere. E aveva chiacchiere davanti a te. Veramente un mobile era troppo bello. La stessa rumo. Una donna che non dorme, non mangia, non si diverte, non vive. Un'anima dannata, sempre con gli occhi spalancati così, dalla mattina alla sera, un controllo continuato. Sei un'anima dannata, ecco quello che sei. E quando mi volevi venire d'ordine tu, la via per ritornare a casa te la dimenticavi. I vesti più belli l'hai passato sola. Lo sai quando si chiance, donna? Quando si conosce bene, è un si può avere. Ma Filumena Marturano bene non ne conosce. E quando si canusce sul mare non si chiance. La soddisfazione di chiancere Filumena Marturano non l'ha mai avuta. Come un'ultima femmina di sto mondo, ma già tanto, sempre. Per non parlare di quando Indo era giovane, che uno poteva dire ricco, alla presenza. Ma ora, a 52 anni, si ritira con i fazzoletti sporchi di rossetto che mi fanno schifo. Un nessuno. Sono bene conservati. Senza avere un poco di prudenza nel dire è meglio che li levo, che li nascondo. Se quella li trova. Già, se quella li trova che fa? Chi è quella? Che diritto ha? E rimbobisce appresso a chi? A chi da cui? A tua fidusa! Che credi che non l'avevo capito? Tu bugino non sei dire, e questo è il tuo difetto. 52 anni si mette con una ragazza di 22 anni e non se ne vergogna. Me la porta pure in casa dicendo che era l'infermiera, sì. Perché Puluida si credeva che io stavo morendo. Non più di un'ora fa, prima che arrivasse il prete per sposarci, li vedevo accanto a me. Si abbracciavano, si baciavano. Quanto mi fai schifo! Ma dico, se tu stavi morendo veramente, tu chi saresti fatto? Già, io morivo. E a tavola apparecchiata per Iddo e Pitta morta di fame. Ma perché tu morivi e io non dovevo mangiare? Chi rosso sopra la tavola? Chi rosso sopra la tavola? Rosse. Rossi, gialle, verde, paonazzi, insomma, non ero padrone di farlo. O non ero padrone di provare piacere, per esempio, che tu morivi. Ma io non sono morta, mi stavolta sogno viva. Tiè. Questo è un piccolo contrattempo. Ma io non lo faccio capace. Non capisco, se tu mi hai trattato come tutti gli altri perché secondo te gli uomini sono tutti uguali, a te che cosa ti interessava di sposare di lui? E se io mi sono innamorato di un'altra donna e me la voglio sposare perché tu lo sai, io a Diana me la sposo. A te che cosa ti interessa se ha 22 anni, se ha 23... Insomma, che c'entri tu nei fatti miei, Filomè? Quanto mi fai ridere! E come mi fai pena. Ma che cosa mi interessa se tu chissà ti fici perdere la testa di tutto chi che mi dici? No! Tu ti credevi che io tutto questo lo sto facendo per te? Non ti considero neanche, e mai t'hanno considerato. Una femmina come me, me lo dici tu stesso, me lo dici da 25 anni. Una femmina come me si fa i conti. Mi servi, Tomè? Tu a me mi sei utile. Oh, tu ti credevi che dopo 25 anni che io ti ho fatto la serva me ne andavo così, con una mano davanti e una dietro? Il denaro. Il denaro. È un tuo avesserato. Secondo te, Domenico Soriano, figlio di Raimondo Soriano, uno dei più importanti dolcieri della città, uno avesse pensato, Alfredo,
mettete su un appartamentino e non farti avere più bisogno di nessuno. Ma è impossibile che non capisci mai niente. Ma quale denaro? Conservati i tuoi denari. E con buona salute. Una buccia cosa voglio ti dire. E me la dai. Ho tre figli, Tomè. Tre figli? Ho tre figli. Poi, ma tu che stai dicendo? Ho tre figli, Tomè. E di chi sono figli? Di l'omelico Mattia. Che significa di l'omelico Mattia? Perché siete tutti uguali. Tu lo sapevi? Sì, questo lo sapevo. E tu? Io no, non Tomè. Io volessi prima, donna Filomena non mi può vedere, mi odia. Tre figli? E che età? O più grande aveva 26 anni. Salute! Non ti scantare, non sono figlio tuo. Vi parlate, lo sanno che sei la madre? No, ma io sempre ci parlo. E come vivono? Con i soldi tuoi. Con i soldi miei! Con i soldi tuoi! Con i soldi miei! T'hai rubato sempre, t'hai rubato i soldi dal portafoglio sotto all'occhio tuo. Ladra! T'hai rubato sempre. Mi vendevi i tuoi vestiti, le tue scarpe, l'anello per brillanti, te lo ricordi? Ti avevo detto che l'avevo perso e invece l'ho venduto. Con i soldi tuoi ho cresciuto i figli. Io hai avuto una ladra in casa e non me ne sono accorto. Ma che razza di femmina sei, Filomè? Uno è il negozio qua vicino, fa lo stagnino. Che fa? Di idrauliche. L'idraulico, come si dice? Aggiusti i rubinetti, stuppi fontane. E l'altro... Riccardo. Oh, quanto è bello. Un pezzo di giovane. Al negozio, il magazzino al numero 74. Fa il camiciaio, le camise e ha pure una bella clientela. E l'altro poi, Umberto, ha voluto studiare. Fa il ragioniere e scrive pure sui giornali. Ah, abbiamo pure lo scrittore in famiglia. E che magica è stato. Non ci ha fatto mancare mai niente. Con i soldi di Domenico Soriano. Ma se voi li buttavate, ma perché forse dovevo dare ma non ci date un tempo perso. Sì, Filomè, insomma, ma tu l'hai capito quello che hai fatto? Tu mi avessi in condizione di farmi trattare come un uomo di paglia. Che stai tre giovanotti che tu hai fatto spuntare in casa mia, che io neanche conosco. Un giorno, in un momento particolare, in un momento di difficoltà, quelli mi possono ridere fuori in faccia perché hanno bisogno di soldi e pensano, dice, vabbè, ci sono i soldi di Domenico Soriano. Ah, chi sono? Potete stare tranquilli che io non sanno niente. Donna Filomena ha sempre fatto le cose per bene, con prudenza e con la testa sopra le spalle. Non Domè, voi non c'entrate proprio. Io ho pagato soltanto, è giusto? E la vi ammazzare? Questo dovevo fare, come fanno tante altre. Allora sì, che Filomena aveste stato buona. E questo mi consigliano per il compagno. A qua aspetti, ti levi il pensiero. Mi l'avessi messo per sempre il pensiero, il peso sulla coscienza. Ma come avessi potuto campare con un rimorso simile? E poi ho parlato pure con la Madonna delle Rose, ve la ricordate? Come no? La Madonna fa una grazia al giorno. Erano le tre. Dopo la mezzanotte. E per la strada camminavo io sola. Già da 6 mesi me ne ero andata da casa mia. Era la prima volta. E che faccio? A chi lo dico? Mi ricordavo le parole delle mie compagne. A qua aspetti. Ti levi il pensiero. Io conosco uno molto bravo. Camminando. Senza volerlo, mi ritrovare nel mio vicolo, davanti all'altarino della Madonna delle Rose. L'affrontai così, a tu per tu. Tu sai tutto, sai pure perché mi trovo in peccato. Che faccio? Ma lei non rispondeva. Così fai, è vero? Più non parli, più la gente ti crede. Sto parlando con te, rispondi! I figli sono figli. C'erò il sangue nelle vene. Arrestai a così. Fermo. Forse, se mi voltavo, avrei visto da dove arrivava quella voce. Da dentro una casa, col balcone aperto, o da dietro una finestra. Pensai, picchi proprio in questo momento. E chi ne sa la gente di fatta mia?
stata lei. La Madonna si è sentita affrontata tu per tu e mi ha voluto parlare. Ma allora la Madonna per parlare si serve di noi. E quando mi dissero ti levi il pensiero, fu pure lei che me lo disse per mettermi alla prova. E ho l'usaccio, si fu io, o la Madonna, che fece con la testa così. I figli sono figli. E giurai. Perché sono stette tanti anni vicino a te. Perché hai supportato tutto che giocava fatto e come mi ha trattato. E quando quel giovane si innamorò di me e mi voleva sposare, te lo ricordi? Noi già da 5 anni stavamo insieme. Tu ammogliato per casa tua. E io in quelle 3 camere la cucina. La prima casa che mettesti su. Quando dopo finalmente 4 anni che ci conoscevamo mi tirasti fuori da quel posto dove che mi conoscisti. Quel giovane mi voleva sposare. Ma tu fosti geloso. Mi ricordo ancora le tue parole. Io sono ammogliato, non ti posso sposare. Se questo ti sposa. E te mettisti a chiangere. Sì. Perché tu sai chiangere, conciario di mia. Tu sai chiangere. E io disse, va bene. Vuol dire che questo è il destino mio. Domenico mi vuole bene e con tutta la sua buona volontà non mi può sposare perché è ammogliato. E aspettava. Ma dopo 3 anni tua moglie morì. E io sempre sola in quelle 3 camere. Certe volte ti dicevo, lo sai Domenico chi si è sposato? La tizia, o quell'altra ancora che abitava di fronte dove abitavo io. Tu ti mettevi a ridere, con da risata dalle quali come quando mi venivi a trovare con gli amici tuoi e tu mi capisci. Da risata finta, da risata che cominciava a mezze scale, da risata che è sempre stessa chiunque la fa. T'avessi ammazzato quando ridevi così. E aspettavo le grazie di Don Domenico Soriano. Ormai è vecchio, avevi 50 anni. Ma che? Quello corre ancora appresso alle ragazzine. Si ritira con i fazzoletti sporchi di rossetta e la manta me la porta pure in casa. Portami là ora che sono i tombieri. Ti è tua faratia e hai da puro. Il prete ci ha sposati, siamo marito e moglie. Questa è casa mia. Casa tua? Ora veramente mi fai ridere. Ridi, ridi. Che ora mi fa piacere che sentirti di ridere. Perché come ridevi allora non sai ridere più. Casa tua. Che c'è altro? Hanno portato la cena. E fallo passare. Che cosa temi? Accomodatevi. Perfetto. Buonasera. Don Domè, il pollo uno solo, perché è grande e si possono servire 4 persone. E questo è il vino che piace tanto alla signorina. E l'avete dimenticato? Che cosa? Quando siete venuti per ordinare la cena, vi ricordate? Vi ho chiesto se avevate un paio di pantaloni che non usate più. E poi mi avete detto. Vieni questa sera, che se succede una cosa che dico io e se avrò una bella notizia, un vestito nuovo che non uso più, e te lo regalo. Non è successa quella cosa? Non l'avete avuta la bella notizia? Non lo vedi che stiamo parlando, vattene. Va bene, vado via. Buonasera, buonasera a tutti. Non mangi? Ti è passato l'appetito? Più tardi mangio e bevo. Già, quando vede da morta di fame. Cosa? Vado in farmacia. Rosalia, preparatemi un bagno. Oh, le rose rosse. Grazie, Domenico. Che profumo. Ho un po' di appetito. Ho trovato la canfora e l'adrenalina. Ossigeno niente. Pensavo se... Oh, mio Dio. Non vorrei dirla la parola.
Ma se muore stanotte? Domattina parto di buon'ora. Ho trovato un posto nella macchina di una mia amica. Qui darei più fastidio che altro. A Bologna, invece, ho certe cose da fare. Affarucci da mettere a posto. E tornerò tra 10 giorni. Verrò a vederti, Domenico. E come sta? Sempre in agonia? È venuto il prete! Il prete è venuto! Ha visto che stavo in organizzazione, levati sto camice! Come? Levati questo camice! Levatevi questo! Mettilo sopra la sedia! Mettete sopra la sedia! Il prete ha visto che io agonizzavo e consigliò a Domenico Soriano di perfezionare il vincolo in estremità! Posa la rosa! Usate la rosa! Don Domenico ha capito che è giusto, perché ha pensato: questa disgraziata sta con me da 25 anni e tante altre conseguenze e sconseguenze che non abbiamo il diritto di spiegarti. È venuto vicino a me e ci siamo sposati con la benedizione del prete. Param param, param param. Sì, saranno i matrimoni che fanno bene, certo che mi sono sentita subito meglio. Mi sono alzata e abbiamo rinviato la morte. Naturalmente, dove non ci sono infermi malati, non possono esserci infermiere e le schifezze, le porcherie davanti a una che sta morendo, perché tu sapevi che io stavo morendo, le vai a fare a casa di tua sorella, ora te ne vai con i piducci tuoi e trovate un'altra casa, questa no! Va bene. E se ti vuoi trovare veramente bene, devi andare dove stavo io. Ma dove? Fatelo dire da Don Domenico che quelle case le frequentava e le frequenta ancora, te ne puoi andare. Grazie. Prego, non c'è di che. Buonanotte! Così l'hai trattata? Come si merita? Sei un demone, ecco quello che sei. Uno che ti ama stare con gli occhi bene aperti. Le tue parole si devono pesare e si devono tenere bene in mente. Ti stai conoscendo ora, Filomè. Sei come un verme velenoso che dove si attacca distrugge. Tu prima dicesti una cosa e io ora ci stava pensando. Diciste, è un'altra cosa voglio di Dio, e me la dai. I soldi no, perché usai che te l'avesse dato. Ma che cosa ti sei messo in mente per me? Che altro ti deve dare Domenico Soriano? Nome? A fai da canzone. Me sto crescendo in un bello cartile, quanta cosa la giampara! Ma per me che significa? Ma cartello sotto! Parla chiaro! I figli sono figli! E che cosa vuoi dire? Anda a sapere quella madre chi te l'ha fatto. Mi devono volere bene. Non sanno vergognare quando vanno al municipio per uscire un documento, una carta. La famiglia. La famiglia che si riunisce per uno scopo, un consiglio. Sanno a chiamare come a me. E come? Come mi chiamo io? Siamo marito e moglie. Soria! Ah, io l'avevo capito. Ma io lo volevo sentire da te, da quella bocca sacrilega. Per farmi convinto che seppure io te ne mando a calci, oppure che ti schiaccio la testa, per me, è come se io la schiacciassi a una serpe velenosa. Qui, in casa mia, col nome mio, sti figli di... Dici! Tuoi. E se tu mi domandi di chi, io ti posso rispondere tuoi. Ma se tu mi domandi di chi sono... Io non ti posso rispondere per me perché non lo so e neanche tu lo sai. Ah, tu ti credevi di mettere a posto la coscienza di sistemare le cose portando a casa mia 3 estranei. Ma prima sei andato a chiudere l'occhio mio, per me. Ma fin quando questi occhi sono aperti, ricordalo, non metteranno piede in casa mia, sull'anima santa di... Non giurare! Non giurare. Ma io avrei fatto un giuramento. Ti stai chiedendo un'elemosina da 25 anni. Non giurare, e chi potesse morire dannato, se un giorno non potessi addomandare l'elemosina tu, a me. Chiaro, tu sta pensando, ma io non ti temo, non mi fai paura. E picchi mo' dici? State zitta, ti denuncio, Filomè, questo fu un tranello, ci sono pure i testimoni. E se ti ha legge, ma sa dare torto, te levo un mondo. E un ne me mai. Doveri prima, Alfred, chiama l'avvocato, sai chi è. E parliamo, Filomè. E parliamo! Ti faccio conoscere chi è Domenico Soriano e di che panni veste.
Rosalia, siediti, che hai fame pure tu. State buona, fino bene. Mi sto crescendo uno bello cardillo e quanta cosa la giapparà. Te la ricordi questa risata? Te la ricordi, Filomena? Filomena Marturano, Soriano mai. Lucia. Non cominciamo a camminare con i piedi. Ora cammino con le mani. Io ora ho finito, voi entrate con i piedi. Se tu dici sì, entro con le mani. Ma fammi piacere quello tu. Io sogno mezzo morto. Capisci quello che significa? Morto. Tutta la nottata presso a Don Domenico, assettato sul mio parapetto in un ponte. Ora comincia a fare freddo. Ma dico io, il Padre Eterno doveva scegliere proprio me per stare alle sue dipendenze. Non che mi lamenti, per l'amor di Dio. Ci ha dato, mi ha dato da vivere, abbiamo avuto momenti belli. Ma un signore l'avesse a fare campare per bell'anno. Ma calmo, tranquillo. Io ormai ho quasi 70 anni. E che posso fare più certe nottate a Presariddu? Ah, Lucia, portami una tazza di caffè. Non ce n'è. Come ce n'è? Non ce n'è. C'era quello di ieri. Una tazza me la sono bevuta io. L'altra tazza donna Rosalia non l'ha voluta e la portò a donna Filumena. Un'altra tazza l'ho conservata per Don Domenico, caso mai viene. Caso mai viene. E tu lo puoi fare un caffè? E che so fare il caffè io? Anche un caffè sai fare. E perché non l'ha fatto donna Rosalia? È uscita presto. Doveva consegnare 3 lettere urgenti per conto di donna Filumena a una certa persona. 3 lettere. Tre lettere. 1, 2 e 3. Sì, ma io un po' quello che fai me lo pigliare però. Senti che fai, puoi fare una cosa. La tazza di Don Domenico la divide a metà e neanche da sua ci mette un poco l'acqua. E se se ne accorge? E se se ne accorge ne ha più bisogno io che io. Ma perché se fare così, se fa tutta la notte da fuori e si costringe pure all'auto a farla. Va, poi pigliamo un caffè, va. Ho capito, ora lo riscaldo e ve lo porto. Donna Rosalia, ve lo porto il caffè. Tanto più che c'è donna Rosalia, c'è poco caffè fresco per Don Domenico. Io mezza tazza ne voglio. Che per di sta lingua? Cassi, non t'aveva visto. E che sono, una pulce su questa sedia? Già, una pulce gatto. Ma dimmi una cosa, dici stare prima mattina? Già. E dove sei andata? E poi ha consegnato 3 lettere per conto di donna Filumena. E se tu sai picchi matrimoni? Così, a titolo di esportazione. E a chi portaste? Tu dissi, sina porcicatus. Chi c'entra tus? C'entra, perché pare troppo cucchisto e cucchito. Speone. Ma che forse io spionata a tia? A mia non c'è niente da spionare. Sono limpida come l'acqua sorgiva sorgente. I fatti miei sono chiari. Nata assai tempo fa, da poveri e onesti genitori. Mia madre, Sofia Trombetta, faceva la lavandaia. Mio padre, Procopio Solimene, aggiustava ombrelli e cofini. Rosalia Solimene, che sono io, e Vincenzo Bagliore contrassero regolare in matrimonio il 2 novembre di molto tempo addietro. Un giorno di morti.
aveva matare punto a tia. A me non mi interessa niente. E da questa riunione nacquero tre figli tutti assieme. E quando la levatrice portò la notizia alla bottega di mio marito dove lavorava, lo trovò con la testa dentro il secchio per sincope sopravvenuta che immaturamente me lo rapiva. Sai, stavo già quando. Ma che hai portato le tre lettere non si può sapere. Questa incombenza delicata che mi è stata profferta non la posso sproferire a chiunque per renderla di dominio pubblico. Quanto si è antipatico. A malignità tu fai diventare ammalignata. Non devo trovare partito. Non devo trovare partito. Senti, vedi che mi accusano un bottone della giacca. E se ti arresta tempo, ma stringere le lesse con i mutande perché mi scidica. Se mi resta tempo, ti saluto. Lo desideravo un poco di caffè. Pure io. Lucia, portaci una tazza di caffè. Allora, che è successo? Niente, va bene. Dov'è? Che c'è? Tu caffè, io non lo sapevo, Lucia mi ha portato caffè. Te l'ha portato freddo, come te l'ha portato? Come ieri. Non lo poteva riscaldare, te lo portava più caldo. Ora pomeriggio. Dimmi una cosa, Alfredo, ci stai nell'avvocato? Cibo. Che cosa ti ha detto? Come trova tempo bene. E se non è buono? Mu piglio un sisso, ci posso fare. Vuol dire che un pedacino mu piglio un bacio. Ma che cosa? Un caffè. Ma che c'è il caffè? Io sto dicendo se non è buono quello che sto facendo, nel senso che se l'avvocato mi dice che non si può fare niente. Impossibile! E che ne sai tu? Come che ne sai? C'è una cosa finta? Non si può vivere. Non l'ha saputo fare. Non l'ha saputo mai fare, non me. L'ha fatta bene. No, ma me l'ha fatta. Ma quando mai? È una cosa finta, una cosa così, fatta così tanto per fare. Ma io ricorro alla Corte Suprema però. Come, per l'amor di Dio! Per una tazza di caffè mi viene a finire in tribunale. Ma creavo finire questo caffè. Io sto parlando del fatto mio. Ah, che dici? Ma che posso parlare con te? Ma di che cosa posso parlare con te? Posso parlare del passato? No. Possiamo parlare del presente? Beh, questo è il presente. Guarda come ti sei ridotto. Alfredo amoroso, guarda. Occhi appannati, mezzo rincoglionito. Guarda come ti sei ridotto. Gli anni passano, Alfredo, e passano per tutti. Ma tu te lo ricordi Domenico Soriano, Don Mimì? È morto. Ah, Don Mimì, cioè voi. È morto. Per dici. Baffetti neri, dritto come un fuso. La notte la facevo giorno, non dormivo mai. Gelsomina, te la ricordi? Che bella ragazza, che mi diceva sempre scappamo lì, le sue parole ancora mi suonano all'orecchio. È la moglie del veterinario, te la ricordi? Che bella donna. E poi i più bei cavalli erano quelli nostri, si vincevano tutte le corse. Occhio d'argento! Secondo me, che cavallo! Che cavallo! Aveva il di 10 che pareva l'una china nel momento del risorgimento. Io mi sono innamorato di quella cavalla, Don Domè. Per questo mi la sai con la pettinatrice. E quando ve la siete venduta, Alfredo amoroso, ho un forte dispiacere. Come se ti avesse arrestato vedovo. Parigi, le corse, le donne. Mi sentivo il padrone del mondo, Alfredo, il padrone delle montagne, del mare, della mia... Mi sentivo il padre eterno, il padrone della mia vita stessa. Ora mi sento finito, un uomo distrutto, senza volontà, senza entusiasmo. Quello che faccio, Alfredo, lo faccio per dimostrare a me stesso che non è vero, che non sono più come una volta. Ma Domenico Soriano non si piega. Hai saputo niente? Dimmi se hai saputo qualcosa, dammi notizia, ti prego, Alfredo. Secondo me, sono all'oscuramento di tutto.
Voi lo sapete, donna Filomena, chi te non parla, non me lo fa sentire niente. Scusa. Lucia, mi ha detto che donna Rosalia è uscita presto per consegnare tre lettere. Tre lettere, sì. Per conto di donna Filomena a una certa persona. A chi? A una certa persona. Rosalia? Lucia! Rosalia! 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 Dammi le chiavi. Stai attenta se viene, guarda dal balcone. Lucia! Lucia! Ti fai la pranda in cucina, la tua camera mi serve. La mia roba la devo levare. Ti dissi che mi serve e basta. Sì, ma i vestiti dove li metto? E ti prendi l'armadio che c'è nel corridoio, va? Ah, tu eri qua. Si può sapere che cos'è questa trasformazione in casa mia? Come no? Tra moglie e marito non ci sono segreti. Mi servono altre due camere da letto. Per chi? Per i figli miei. Aveva l'essere Jake, ma siccome uno è ammogliato e tiene quattro figli, si sta a casa sua per i fatti suoi. Ah, ci sono pure i nipotini. Come si chiama questa tribù che te l'avevi conservata? Per ora portano il mio nome. Dopo porteranno il tuo. Senza il mio consenso, mai. Glielo dai, glielo dai. Glielo dai. Don Domenico, c'è la signorina Diana con un altro signore. E falla passare. E non vuole entrare, io ho insistito. Ma dice che ha paura di donna Filomena. Le dici che ci sono io. Don Domenico, non vuole entrare. Ha detto pure che non risponde dei suoi nervi. Con chi è? È con un altro signore. Lei lo chiama avvocato, ma mi sembra che ha paura pure lui. Ma come in casa mia? Ha paura pure l'avvocato? Alfred, siamo tre uomini. Ah no, a me non mi contate. Anzi, visto che avete a parlare, io me ne vado in cucina. Se ne avete bisogno di mia, mi chiamate. Salutiamo. Io che devo fare, Don Domenico? Questa è casa mia e comando io, ci vado io. Prego, Diana, accomodate, prego. Avvocato. Caro Domenico, dopo la scenata di ieri sera non intendo assolutamente ritrovarmi faccia a faccia con quella donna. Ti prego, Diana, mi mortifichi, non devi aver paura. Paura? Io? Ma neanche per sogno. Non vorrei giungere a degli eccessi. Non è il caso, ci sono io qua. Sì, pure ieri c'eri. Una cosa così all'improvviso, ora ti assicuro che non devi temere nulla, va bene? Prego, Diana, avvocato. Grazie. Prego. Dunque, io abito nella pensione dove abita la signorina. Eh sì, là ci siamo conosciuti tempo fa. Sì, sì. Ci vediamo la sera a tavola. In pensione ci sto raramente, clienti, tribunali, insomma, alquanto impegnato. Scusa, Domenico. Preferisco sedere al tuo posto. Hai difficoltà? Ti pare. Prego. Proprio ieri sera a tavola raccontai il fatto tuo di donna Filomena. Già, e ci siamo fatti pure un sacco di risate. Ah, no, no! Io non ne risi per niente. La signorina si trovava qui perché io la feci fingere da infermiera. Mi facesti fingere? Sì. Ma neanche per sogno. Io sono un'infermiera e con tanto di diploma. Perché? Non te l'ho detto, Domenico? Veramente no. Beh, perché avrei dovuto? Dissi il tuo stato d'animo e la tua preoccupazione di dover rimanere legata ad una donna senza provare alcun desiderio. E l'avvocato spiegò esaurientemente come procedere. Hanno suonato il campanello, mi dispiace passare un attimo nello studio. Eh sì, forse è meglio. Ti pare? Prego, accomodatevi. Grazie. Se vi volete sedere, non so se donna Filomena viene subito. Grazie, mi seguo volentieri. Accomodatevi. Mi raccomando, una cosa svelta.
tempo sei in questa casa? Da un anno e mezzo. Ma sa che sei proprio una bella figlia. Ci vieni nel mio magazzino? Avete un magazzino? Sì, via Vittorio Emanuele numero 74. Confeziono camicie da uomo. E mi fate mettere le camicie da uomo? Io servo uomini e donne. Agli uomini gliele metto le camicie. E ai femmine come te gliele levo. E le vale. Allora, ci vieni nel mio magazzino? Ci vengo. Via Vittorio Emanuele numero 74. Via Vittorio Emanuele numero 74. Numero 74. Simpatica, vero? È a me che mi interessa. Picchi, voi che siete parrino. Entrate, Michele. Che è successo? Il bagno scorre ancora? No, no, il bagno non scorre. E allora scorre qualche altra cosa. Vado a chiamare a donna Filumena. Servo. La stavo l'officina sola. Avete un fiammifero? E allora non si fuma. È parente lei? E voi chi siete? Il giudice istruttore? Ma che significa? Voi avete voglia di parlare? Io no. Non può correre rispetto potessimo portare. Come sentito Padre Eterno? No, non è il Padre Eterno, è un maleducato. Come sarebbe a dire? Ma scusate, entrate, senza badare che siete in casa d'altri, fate il cretino. Avete visto me e non vi è neanche passato per la testa? Adesso sfottete pure quel povero giovane. Ma secondo voi c'è io sul mio tempo che mi faccio sfottere? Tale, tale, tale! Ho capito. Ora per lungo una bella passata alle tombolate. Tale, tale, tale! Che se ti avete coraggio! E me mi scanti di Dio. Oh, ma che succede? Mi senti dei mezzo alla strada? Io dividevo. Io pure. Io pure. E chi dava legnate? Io no. L'uno contro l'altro. Dunque, ragazzi, gli affari come vanno? Ma ringraziando Dio bene. E i figli? Bene. Quello di 3 anni ha avuto la febbre la settimana scorsa. Ma ora sta bene. Si mangiò 1 chilo di racina e aveva una panza grossa da così. Tanto che non poteva dire il corpo. Ma ringraziando Dio a tutte e quattro l'olio di ricino piace. Si sono messi con i vasini. 1, 2, 3, 4. E hanno fatto il loro bisognino. Picciride sono. Signora, io ho ricevuto un suo biglietto. All'inizio non mi diceva niente. Per fortuna c'era l'indirizzo e mi sono ricordato che questa donna Filumena la incontro quasi ogni sera quando esco per andare al giornale e che una volta ebbi piacere di accompagnarla proprio a questo indirizzo a causa di un piede che le doleva. Già, mi faceva male il piede. Il negozio va bene? Perché dovrebbe andare male? Certo caso avessi tutti i clienti come a lei, potessi chiudere potia. Signora, ogni volta è un disastro. Mi mette il negozio sotto sopra. Quello mi piace, quello sì, quello no, quell'altro no. E poi non compra niente. Mi lascio un negozio che per metterlo in ordine ci vanno 4 pacchini. Vuol dire che non ti darò più fastidio. Che c'entra, signora, quando viene lei la padrona. Ma io veramente, ogni volta sudo 7 camicie. Dunque, ragazzi, vi ho chiamati per parlare di una cosa seria. Se ci vogliamo accomodare un momento di là, stiamo più tranquilli. Non è il caso, non è il caso. Io senza essere avvocato lo dissi prima, era chiaro. Qua c'è l'avvocato Rocella che può darti tutti i chiarimenti che vuoi. Ragazzi, la signora si è sbagliata, scusate se vi ha incomodato inutilmente, se volete andare. Un momento, non mi sono sbagliata, le ho chiamate io che c'entri tu. Dobbiamo parlare davanti a tutti. Accomodatevi un momento di là. Mi pare che si abusi della cortesia altrui. Ti dissi che si tratta di una cosa seria. Come aspettano gli altri, aspetti pure tu. Andate di là. Rosalia! Un caffè! Qua c'è l'avvocato Rocella, prego. Allora, grazie, può darti tutti i chiarimenti che vuoi. Filumè, se vuoi, ti puoi pure accomodare. Io, Caligi, c'hai un poca amicizia. Ad ogni modo, di che si tratta? Signora, in questa faccenda non c'entro. E allora che ci veniste a fare? Ecco,
Non c'entro nel senso che il signore qua non è né mio cliente né mi ha mandato a chiamare. Allora è venuto lei? No, signora. Lo hanno mandato? Oh, signora, veda, è difficile che qualcuno mandi me. Filomè, può far parlare. Di questo fatto me ne ha parlato la signorina, ma dov'è? Avvocato, chi vi ha parlato non ha importanza, veniamo alla conclusione. Per il caso esposto me da lui e dall'altra, insomma, per il fatto che è successo, c'è l'articolo 101, matrimonio in imminente pericolo di vita, che io ho trascritto qua. Matrimonio in imminente pericolo di vita, eccetera, eccetera, spiega tutte le modalità. Ma l'imminente pericolo di vita non c'è stato. Perché la vostra è stata tutta una finzione, secondo la versione del signore. Ci sono pure i testimoni, Alfredo, Lucia, Rosalia... L'infermiera. L'infermiera. Avvocato, appena il prete se ne andò, si alzò e mi disse «Tanti auguri, Don Domenico, siamo marito e moglie!» Allora c'è il suo vantaggio l'articolo 122. Violenza ed orrore. Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso è stato estorto con violenza o escluso per effetto di errore. L'estorsione c'è stata, in base all'articolo 122. Il matrimonio viene impugnato. Io non ho capito niente. Filume, io ti ho sposato perché tu dovevi morire. No. Il matrimonio non può essere sottoposto a condizione. C'è l'articolo 103 e dice... Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale di Stato civile o il sacerdote non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Ma lei disse che l'imminente pericolo di vita non c'è stato. Avvocato, ha detto che l'imminente pericolo di vita non c'è stato. Ma state zitto che non ho capito niente, neppure tu, avvocato, spiegatemi meglio. Signora, questo è l'articolo, leggetelo voi stessa. Un taccio lei. Signora, siccome voi non stavate in punto di morte, il matrimonio se nulla non vale. E il prete? Dirà lo stesso. Anzi, vi dice pure che avevo tracciato pure il sacramento. Allora io dovevo morire. Se io morivo. Sarebbe stato quando? E lui si sarebbe potuto ammogliare un'altra volta e poteva avere figli. Sì, già, ma sempre davvero? Quest'altra probabile donna avrebbe sposato il vedovo della defunta signora Soriano. Ci devi credere, Filomè. Se hai qualche dubbio, interroga un avvocato di tua fiducia. No, ci credo. Però picchi dici tu, che hai tutto l'interesse, o picchi dici l'avvocato. Ma tagliando tutta faccia. Ti canuscio. Picchiasti una mugiavota l'aria da padrone. Ti calmasti. Una bugia mi l'avessi detto senza dare nemmeno faccia, con l'occhio a terra. Ma tu non sai mentire, vero? Avvocato, può procedere. Signora... Manco io ti voglio. Non è vero che era in punto di morte. Non è vero che stavo morendo. Voleva fare una zuffa, sì. Volevo rubare un cognome. Avvocato, procedete. Io canusso solamente a venirci. Chi dà che fa lui? No, chi da chi fa chiaccia? Se mi date la mano. Vieni qua! Filomè! Che fai? State zitto! Giovanotti, voi siete uomini e potete ascoltare. Qua c'è la gente del mondo. Il mondo con la legge e i diritti. Uno che si difende con la carta e con la paella. Domenico Soriano è l'avvocato. E qua ci sono io, Filomena Marturano. Con la legge sua e che non sappia. Domenico Soriano me l'ha detto sempre. Non ne hai visto mai una lacrima in tall'occhi tu. E i miei occhi sono asciutti, come polvere. Voi siete figli miei. Filomè! Ecco zitto! Che mi vuole dare di dire a chi stica sono figli? Avvocato, questa la legge me lo permette? Siete figli miei. E io sono il Filomena Marturano. E non ho bisogno di aggiungere altro. Siete giovani. E sicuramente avete sentito parlare. Di me non c'è niente da dire, fino a quando avevo 17 anni. Avvocato, lei conosce i pianterreni di certe case? I pianterreni dove l'estate si respira per il troppo caldo, perché la gente assale.
è d'inverno frigo, non ho altre idee. Maria Lucia, in uno di quei pianterreni ci abitavo io e la mia famiglia. La mia famiglia non so più che beneficio, lo voglio sapere. Eravamo sempre in urto l'uno contro l'altro. Ci addormentavamo senza dirci una notte. Ci svegliavamo senza dirci un buongiorno. Una parola buona tra disse mio padre. Quando ci penso già mancò. Avevo 13 anni. Mi disse: uè, sta facendo grande. E qua non c'è niente da mangiare. Sai, la sera ci mettevamo a tavola un solo piatto grande, non saccio quanto forchette già servono in un altro piatto. Forse non è vero. Ogni volta che picchiava forchetta nelle mani mi sentia tagliata. Quando uno sta rubando mangiare. Sono cresciuta in quella miseria fino a 17 anni. 17 anni vedevo passare per la strada le ragazze vestite bene che passeggiavano con i fidanzati. Una sera incontrai una mia compagna. Neanche avevo riconosciuto, talmente era vestita bene. Mi disse: beh, ma tu ancora così stai? Vieni con me. Vieni con me. Così. 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 Non dormì tutta la notte. Che schifo. E che uscì Mattia, ti ricordi? Andando a casa che mi pareva una reggia. Tornai a casa con cuore che mi batteva forte. Pensai, non mi guarderanno più in faccia. Mi cacceranno fuori di casa. Ma nessuno mi disse niente. Anzi, chi mi dava la sedia? Chi mi accarezzava? Mi guardavano come una superiore agli altri. Solo mia madre, quando saltai, aveva l'occhio chino di lacrime. Non ci tornai più da casa. Ne ho le uccisi i figli miei. Alla famiglia! Alla famiglia! Per 25 anni ci ho pensato. Li ho cresciuti. Li ho fatto uomini. Ho rubato a lui per farmi crescere. E vabbè, ora basta. Vorrei dirvi tante cose, ma mi riesce difficile parlare. Vi scriverò una lettera. Saccio leggere. E ve la leggerò io stesso. Ah, se ne è andato. Carattere, non ha capito. Domani passo dal negozio e gli parlo. Potete venire a mia casa. Non è tanto grande, ma ci siamo tutti. E c'è pure un bel terrazzino. E i bambini saranno contenti. Soprattutto appena arrivo a casa gli dirò che verrà la nonna. Faremo una grande festa. Va bene, vengo a stare da te. Aspettatemi un attimo sotto al portone. Io devo dire un'altra cosa a Don Domenico. Va bene, io vado di là. Rosalie! Rosalie! Tieni le chiavi, io me ne vado. Dov'è? Tu puoi dire all'avvocato che può procedere per via legale. Io non nego niente e ti lascio libero. Ti potevi pigliare una bella somma di denaro e non se ne parlava più. Sei una pazza, ecco quello che sei. Hai voluto guastare la pace di quei tre poveri giovani. Perché lo hai fatto? Perché uno di quei tre giovanotti è figlio tuo. Più o meno. Ora veramente stai scherzando. Uno di quei tre giovanotti è figlio tu. Ti potevo dire che tutti e tre erano figli tuoi. E tu ci avresti creduto. Te l'avesse fatto credere. Ma non è vero. Te l'avessi potuto dire prima. Ma tu l'avuti me l'avessi disprezzato. E io li voglio tutti uguali, senza particolarità. E chi è? No. Te lo dico. Devono essere uguali, tutti e tre. Non è vero. È vero. Tu non ti ricordi? Tu partivi sempre, Londra, Parigi, per le corse, te la spassavi con le donne. Una sera, una delle tante sere prima che tu partivi, mi regalavi una solita carta da 100 lire.
sera mi dicesti: Filuma, fammi vedere se tu mi vuoi bene veramente. E asciutto pasta. Io quella sera ti ho voluto bene veramente. E quando tu masta luce mi hai dato la solita carta da 100.000. Io sopra quella carta ci ho scritto il giorno e la data, e tu sai che io non ne so ciò fare. Tu sei partito e io ti aspettai come una santa. Tu non ti ricordi come fu, e io non ti dissi niente. Ti dissi solo che la mia vita non aveva cambiato, che era sempre la stessa. E quando ho capito che veramente non avevi capito niente, ritornai ad essere sempre la stessa. Non è vero, Filumè, me l'avresti detto prima per tenermi legato in un pugno. L'unica arma per te sarebbe stato un figlio. E tu? Tu, Filumena Marturano. Ma l'avresti detto subito, figurati. Mi avresti fatto ammazzare per come ha pensato. Non, ma 100 volte. Mi scantai a quel dire. Solo per me è vivo tuo figlio. E chi è? Devono essere uguali, tutti e tre. Sono uguali, perché sono figli tuoi. Vattene, Filomeno, non lo voglio conoscere. Vattene, vattene da casa mia. Ti ricordi ieri quando ti dissi non giurare? E chi potesse morire dannato se un giorno un potesse addomandare l'elemosina? Tu, a me. Perciò, e ora stammi a sentire. Se tutto chi tu che ti stai dicendo lo dice ai figli miei, t'ammazzo. Ma no, come me lo dici tu, come me lo dici da 25 anni. Lo dice Filumena Marturano. T'ammazzo! Rosalia! Rosalia! Io me ne vado, domani vado a prendere la roba mia. Vi saluto a tutti e scusate, pure a lei, avvocato. Come? Hai capito? Te lo dico qua davanti alla gente. Non dire niente di quello che ti ho detto. Te ne dillo per tia. Ah. Avevo segnato un conticino. Un conticino che mi serve. I figli non si fanno. Di che si tratta? Dove andate? Commissioni di donna Filumena. Che siete geloso? Io? Geloso? Alla mia età? Non mi fate ridere, non lo sapete. Scherzo. Vabbè, io ve lo dico. Però non ci dici di niente a donna Filumena, eh? E chi non vuole che si sappia. Mi feci portare 1.000 lire, 50 candele alla Madonna delle Rose. E sapete perché? Perché alle 6 è fissato il vostro matrimonio. Mentre voi mi sposate qua, di là si accendono le candele alla Madonna. Stingarico ce l'aveva una vecchiaretta che sta da vicino. Una santa vi state sposando. E si è pure ringiovanita. Io ci dicevo sempre, ma chi vi pare che Don Domenico si scorda di voi? No. Io devo annullare il matrimonio per puntiglio. Don Domè, io la funzione del matrimonio l'ho avuta sempre davanti agli occhi. Bene, ora dovete andare di là, è vero? Vado. Sì. Idemi mi si cadincia. Qua resto e qua muoio. Vado. Bene. Hai tutto cose pronte. Un vestito, i scarpe, un rosario, tutto conservato nel cassetto del comune. E quando sarà, lei mi deve vestire. Che ci posso fare? Un aia nudo. Campo sempre con la speranza che tornano i figli miei. Vado, don Domè. Andate. Andate, donna Rosalia.
La funzione è alle 6. E io sono stato puntuale. Vabbè, ma abbiamo ritardato solamente tre quarti d'ora. Sì, ma si intende alle 5 per le 5 e mezza, alle 5 e mezza per le 6, alle 6 per le 6 e mezza. Don Domenico, buonasera. Buonasera, Don Domenico. Don Domenico, buonasera. Buonasera. Non parlate più. Stavate parlando, vero? Già. Beh, si parlava così. Dovevamo smettere. Una volta dovevate smettere, giusto? Appena mi avete visto. Già. Tu sei arrivato tardi all'appuntamento, vero? Sì. Sì. E tu? In orario, Don Domenico. E tu? In orario, Don Domenico. Sì, in orario, Don Domenico. In orario, Don Domenico. E vabbè, accomodatevi, prego. Dunque, la funzione è alle 6, alle 6 viene il sacerdote, il tempo c'è e siamo fra di noi. Filomena non ha voluto che ci fossero invitati. Dunque, vi volevo dire, e ve l'ho detto pure un'altra volta, che questo Don Domenico, come voi mi chiamate, non mi piace tanto. Già, già. Ma non ci avete detto come vorreste essere chiamato? Non ve l'ho detto perché avrei voluto che l'aveste capito da voi. Io stasera sposo vostra madre, ho già preso l'appuntamento con l'avvocato per la pratica che vi riguarda. Da domani vi chiamerete come me, Soriano. Ecco, vedete, rispondo io, perché penso che tutti e tre siamo pervasi dallo stesso sentimento. Non siamo bambini, siamo uomini. E non possiamo chiamarvi come giustamente e generosamente ci proponete di chiamarvi. Certe cose bisogna sentirle dentro. Giusto. Tu, per esempio, non senti questo bisogno, questa necessità di chiamare a uno come me, per esempio, papà? Non vi saprei mentire, non lo meritereste. Per il momento no. Allora tu? Nemmeno io. E tu? Neanche io, Don Domenico. Nessuno dei tre. Vabbè. Sono contento di stare in mezzo a voi, soprattutto perché siete giovani, siete dei bravi ragazzi, è vero? Bravi, siete veramente bravi, si vede. Ognuno di voi lavora, chi in un campo, chi in un altro, con la stessa buona volontà, con la stessa tenacia. Tu sei impiegato, è vero? Per quanto mi risulta, svolgi il tuo lavoro con serietà, orgoglio, scrivi pure sui giornali. Qualche novelletta. Già, la tua ambizione sarebbe quella di diventare un grande scrittore. No, ma io non ho questa pretesa. Perché? Sei giovane, capisco che per riuscire in questo settore bisogna avere trasporto, ci si deve nascere. E io non credo di esserci nato. Sapete quante volte preso dalla sfiducia dico fra me e me? Umberto, stai sbagliando, la tua strada è un'altra. La tua strada è un'altra, E quale altra strada poteva essere la tua? Dico, che cosa ti sarebbe piaciuto fare? Ma, chi lo sa. Sono tante le aspirazioni di quando si è giovani. La vita poi è tutta una combinazione. Sì. Io, per esempio, mi ritrovo un negozio di camicie perché facevo l'amore con una camiciaia. Tu hai fatto l'amore con molte ragazze. Così. Non mi posso lamentare. Racconta. Tu sapete chi è? Non trovo mai miei tipi. Ne vedo una, mi piace. E dico, questa è la femmina per mia. E subito penso, questa me la sposo. Poi ne vi un'altra. E mi pare che invece si chiossai. Credetemi, Don Domenico, ci capisco niente. C'è sempre una femmina più bella di chi che conoscevo prima. Porca miseria, è una dannazione, è vero. Proprio così. È una disperazione, uno non lo capisce mai quello che deve fare. Tu invece sei più riflessivo in materia di donne, vero? Fino a un certo punto. Con le ragazze di oggi c'è poco da essere riflessivi. Per strada, ovunque guardi, si vedono tante belle ragazze. Io ne conosco tante. Che devo fare? Dico che prima o poi quella giusta la devo trovare. Ed è giusto. Pure a te piacciono le donne. A me, secondo me. È naturale. Io mi consumai prima di tempo. Meno male. Canusciva a mia moglie e devo stare con due piedi in una scarpa. No, perché non mi piacciono i film, secondo me. E che mi scanti mia moglie. Che dame scotolia. È giusto pure questo. E vabbè, pure a te piacciono le donne, giusto le donne?
Le donne piacciono a tutti quanti, ci mancherebbe, insomma. Io quando ero giovane cantavo, ci riunivamo tutti gli amici, insomma, si facevano le nottate, le serenate, con la propria ragazza, ognuno di noi si intende, insomma, ognuno di noi cantava e, per esempio, io sapevo cantare. Chi sa cantare fra di voi? Io no. Pure io? Io sì. Tu canti. E come potessi stare senza cantare, Don Donà? Soprattutto quando lavoro. All'officina canto sempre. Vai un pazzo di canzone napoletana. E fammi sentire qualcosa. Ma che c'entra, Don Domenico? Ma affronto. T'affronto, tu sta facci. Fammi sentire qualcosa. Don Domenico. A conosci di Monasteri Santa Chiara? E chi non la conosce questa canzone? Sì, sì. Monasteri Santa Chiara, tengo core scure scure. Monasteri Santa Chiara, tengo core scure scure. Con questa voce posso cantare pure io, ah. Basta! Con questa voce possiamo cantare tutti, ci mancherebbe. Tutti. Fammi tutti sentire tu. Un accenno. Un accenno, una piccola cosa. Monasteri Santa Chiara, vengo con scura scura. Ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli com'era. Napoli. Basta. Tra ragazzi come voi che non sanno cantare, è vergogna. Buonasera mamma. Buonasera mamma. Filume, ti devo parlare. Madonna mia, ste scarpe. Se ti fanno male te ne metti un altro paio. Che mi devi dire? Mi dispiace passare un attimo di là, io devo parlare con donna Filomena. Filume. Sei tornata un'altra volta giovane e con tutta sincerità ti posso dire che ancora puoi fare girare la testa a un uomo. Mi pare che non avesse mancare niente. Mi sento un po' stonata oggi. E io non mi sento tanto tranquillo perché so che in questo momento tu stai pensando quello che sto pensando io. E sta tranquillità, questa serenità me la puoi dare solo tu. Io? Sì, solo tu. Ho fatto tutto quello che tu hai voluto. Dopo l'annullamento del matrimonio ti feci chiamare ripetute volte, tu mi facevi dire sempre che non c'eri. Un giorno venni io personalmente da te e ti dissi sposiamoci. E stasera ci sposiamo. E sei felice almeno, credo. Come no? Allora è fare felice pure a mia. Se tu sapessi quanto voti io ho ficcato di parlarti e non ho trovato il coraggio, non mi è mai riuscito. Ho lottato con tutte le mie forze di vincere questa specie di pudore e non ho avuto il coraggio. Ma noi ci stiamo sposando, Filumè. Tra poco ci troveremo inginocchiati davanti a Dio. Filumè, noi la nostra vita l'abbiamo vissuta. Abbiamo le coscienze formate che ora hanno il dovere di assumersi tutte le responsabilità. Tu lo sai perché ti sposi, io no. Io saccio solo che ti stai maritando perché mi hai detto che uno di quei tre giovanotti è mio figlio. Solo per questo. È perché ti voglio bene. Siamo stati 25 anni insieme. 25 anni sono una vita, ricordi, nostalgia, vita in comune. Da solo mi troverei sbandato e poi perché? Perché ci credo. Lo sento. Io la notte non dormo più. Io non mangio, non bevo, non mi diverto, non vivo. Io hai una cosa che si ferma a capo, non respiro. Così guarda. Tu mi puoi fare campare così. Ti ricordi quando mi dicesti non giurare? E io non giurai. Ora io ti posso chiedere l'elemosina. E te la chiedo come vuoi tu, inginocchiato, baciandoti la mano, il vestito,
tu mi devi dire chi è mio figlio. La carne mia, il sangue mio. Ti sposo lo stesso, lo giuro. Parola di galantuomo. Vuoi sapere? Sì. E io te lo dico. Dimmi. Aiutalo allora, tiene quattro figli. L'operaio. L'idrauliche, come dice Rosalina. Buon ragazzo. Di buona salute. Ma perché si mandò così presto? Ma chi gliel'ha fatto fare? Però con un capitale a disposizione, io mi mettevo tutti i soldi a disposizione, insomma, quello si poteva aprire in un centro, in un negozio, in una strada principale, poteva assumere tanti operai e lui diventava il padrone. Il padrone. Guarda, guarda, l'operaio, quell'ammogliato, il più bisognoso. E una madre cosa deve fare? Deve cercare di aiutare i più deboli. Ma tu sei furbo, tu non ci hai creduto. È Riccardo. Il camiciaio? No, è Umberto lo scrittore. Ancora, Filomena, ancora mi vuoi tenere con le spalle al muro fino all'ultimo, porca miseria! Ascoltami, Domenico. E poi non ci torniamo più nel suo discorso. Io ti ho voluto bene con tutte le forze della vita mia. Tu nella mia vita eri come un dio. E ancora ti voglio bene, forse più di prima. Ma tu hai voluto soffrire per forza. Il Padre Eterno ti aveva dato tutto per essere felice. Soldi, salute, denaro, a me. Che per non darti un dispiacere mi avessi stato zitta. E non avessi parlato manco in punto di morte. E tu saresti stato l'uomo generoso che avrebbe fatto del bene a tre disgraziati. Ma domanda Ricchione. Ricchione, tu dico. Non te lo posso dire. E tu devi essere galantuomo e non me lo devi chiedere mai. Perché per il bene che ti voglio, in un momento di debolezza, domani, sarebbe la fine. Non lo veresti quando ti ho detto che tuo figlio è l'idraulico? Subito cominciaste a pensare i soldi, il capitale, il grande negozio. Perché tu ti preoccupi. E giustamente, perché pensi, i soldi sono i miei. E cominci a pensare, gli altri chi sono? Che diritto hanno? L'inferno, l'inferno. Per l'interesse si metterebbero l'uno contro l'altro. Ma sono tre uomini, non sono più vicini. E sono capaci di ammazzarsi fra di loro. Non pensarmi, manca a te. A loro devi pensare. Domani, un momento più bello dei figli l'abbiamo perduto. I figli sono chi dica si tenne un brazza quando sono unichi. Quelli che ti danno preoccupazioni quando sono malati e non ti sanno dire cosa si sentono. Quelli che li vedi correre di fronte a te con le braccine aperte, chiamandoti papà. Quelli che li vedi uscire da scuola con il nasino gelato, il naso rosso e ti domandano la bella cosa. Ma quando sono grandi, quando sono uomini, o sono tutti figli, o sono nemici. Tu sei ancora in tempo. Male non te ne voglio. Lascia stare tutto e ognuno per la sua strada. Vabbè, Filomè. Lasciamo stare tutto e ognuno per la sua strada e non se ne parla più. Basta. Tutto è pronto. Il prete è arrivato! Dunque, ragazzi, io sono un galantuomo e non mi sento di ingannare nessuno. Sì, papà. Statemi a sentire. Sì, sì, papà. Grazie. Quanta gioia che mi date. Grazie. E vabbè. Filomè, quando due si sposano è sempre il padre che accompagna la sposa all'altare. Qui genitori non ce ne sono. Ci sono i figli. Vuol dire che due accompagnano la sposa e uno accompagna lo sposo. A mamma accompagniamo noi. Via. Rosalia, chiurare.
Mancano 5 minuti alle 6. Non vi preoccupate, alle 6 si accendono le candele. Possiamo andare. Bella funziona, auguri! Bella, veramente auguri! Auguri per auguri! Rosalia, un bicchiere d'acqua! Lascia stare l'acqua, Filomè! Lascia stare l'acqua oggi, che l'acqua è di cattivo augurio! Ci beviamo questa, che è roba buona e ci accompagnerà a dormire. Alfred! Dove sei, Alfred? Ti ricordi quando correvano i nostri cavalli? Sempre in testa, sempre vincitori. Si sono fermati, Alfred. Si sono fermati da tanto tempo, anche se io ancora non ci voglio credere. Ora devono correre loro, che sono giovani e sono cavalli di razza. E chi più ora ci facessimo se ci volessimo correre ancora. E vabbè. Apriamo questa bottiglia. Quando in una famiglia ci sono 3 o 4 figli, succede sempre che il padre ha un occhio particolare per uno dei 4, o perché è brutto, o perché è nervoso, o perché è più prepotente. Gli altri figli non se la prenderanno male, lo trovano giusto, è quasi un diritto del padre. Filomè, fra noi questo non è potuto succedere, perché, come vedete, la nostra famiglia si riunisce tardi. Vuol dire che il bene che avrei voluto dare a uno dei figli lo divido a tutti. Salute. Salute. Ora vi lasciamo, perché è tardi e dovete riposare. Buonanotte. 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 Buonanotte, mamma. Buonanotte. Vabbè, ve ne andate così senza neanche darvi un bacio. Buonanotte, papà. Buonanotte. Buonanotte, papà. Grazie. Auguri. Buonanotte. Madonna santa, che stanchezza. È naturale. Naturale, tu hai pensato tanto, e poi i preparativi degli ultimi giorni, i pensieri, e devi sapere che il pensare stanca più dell'agire stesso. Ora ti devi riposare, devi stare tranquilla e non devi più pensare. Ed è pure una bella serata stasera, per me. Sto piangendo da me. Quanto bello che acci! E fai bene, sfogati. Quando si sfoga va bene, fai bene. Filomè, hai ragione tu. I figli sono figli e sono tutti uguali. Hai ragione tu, Filomè. I figli sono tutti uguali. Thank you.
Intanto grazie a tutti, grazie al dottore Di Salvo che ci ha dato questa bella possibilità, un teatro così pieno, gremito. È stata una serata magnifica. Voglio salutare pure il mio amico Nicola Giammarresi. Ciao Nicola. Grazie a tutti quelli che hanno collaborato, il proprietario, grazie a tutti, grazie dottore Di Salvo. Niente, volevo dire i nominativi con i vari personaggi. Allora, il prete Carmelo Di Peri. Lucia Noemi Cicciarella. Diana Laura Lazzarotti. Donna Rosalia Giovanna Cavarretta. Riccardo Giuseppe Di Chiara. Umberto Gabriele Di Stefano. Michele Valerio Pietraperzia. Alfredo Amoroso Michele Di Paola. L'avvocato Nocella Giancarlo Di Peri. Un cameriere Giuseppe Di Castro. Lo potrò io, ha fatto Domenico Soriano. Filomena Marturano, Antonella Granata. Grazie al service, grazie a Anna Maria, mia moglie che ha collaborato con noi, grazie a tutti e arrivederci. Buona continuazione. Arrivederci. Grazie.